Allora carissimi, bentornati. Ci facciamo questo nuovo incontro quaresimale di catechismo per gli adulti, come vi accennavo. Oggi si parla di diavoli, di inferni, di dannazioni, di queste cose qua, quindi chi ci va, ecco, chi ha paura, chi ci va per storto, ecco, lo sa prima, può uscire. Allora, no, il programma è bello perché stiamo facendo i nuovissimi, no? Allora, oggi che stiamo in quaresima c'è l'inferno. Poi il primo sabato di aprile, che è quasi via da Pasqua, purgatorio, d'accordo? E poi paradiso, d'accordo? Quindi facciamo questo bello, quando stiamo in tempo di Pasqua, che Gesù è risorto, paradiso era grande, no? D'altronde sono tutte queste cose qui. Adesso, a parte gli scherzi, io non ci abbiamo tantissimo tempo che c'è in convera messa, però faremo sicuramente un incontro decente. Allora, bisogna prima di iniziare, alcune cose che nelle slide non ci stanno, però è un pochino, come dire, il prerequisito per capire. Allora, perché queste sono cose che tra l'altro ogni tanto ancora si sentono in giro, quindi non sono del tutto sopite. Dalla seconda metà del secolo scorso ci sono stati, a livello proprio teologico, sono intervenuti i papi, da Paolo VI soprattutto in poi, delle persone, delle correnti che un po' perché ammaliate dai moderni studi psicologici, d'accordo, cose di questo genere, hanno chi in un modo o in un altro, primo cominciato a negare l'esistenza dei diavoli come esseri personali. Quindi il diavolo, il male non è una realtà dipendente dalla libertà corrotta di qualche essere personale, perché noi questo crediamo. Il male, anche tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni, esiste nel mondo come conseguenza del fatto che alcuni esseri liberi, gli angeli che sono diventati diavoli e gli uomini che sono grandi peccatori, si sono separati da Dio. Ed è questa rottura, che si chiama tecnicamente peccato, che produce il male in tutte le sue forme. Quindi il male per noi non è un concetto astratto, d'accordo? Né è tantomeno qualcosa che da Dio viene, perché il male viene da Dio in senso molto molto, come dire, molto molto recondito, nel senso che Dio è creatore di chi poi liberamente ha fatto il male. Cioè, se Dio non avesse creato niente, fosse rimasto solo lui, l'esistenza del male non ci sarebbe stata, non ci sarebbe stata neanche l'esistenza di esseri belli e bravi come voi, che voi siete tutti belli e bravi, e che un giorno andranno in paradiso. Quindi non ho capito, cioè qualcuno dice ma era meglio che Dio non creava per niente. Dico, ma dai, tu parla per te, cioè, perché poi quello sarebbe un paradiso, ma che è meglio che Dio non creava per niente? Perché cioè, quando sarete in paradiso, se quelli che vengono a pensare a me non vanno in paradiso, faccio come Padre Pio, sapete come diceva Padre Pio, no? Mi metto la porta sul paradiso, fino a quando sono tra tutti quelli che ho conosciuto, io non entro. E che qualcuno non viene alla piega, faccio una faccia così, pure dopo che è morto, insomma, capito? Gli facciamo una piccola licenza, ma prima che va all'inferno, basta faccio una faccia così e poi te ne va all'inferno, ok? Ecco. Allora, quindi, questa è la prima cosa, quindi, e questo noi lo sappiamo dalla rivelazione, è chiarissimo questo qui, come vedremo. Secondo, quello che si chiama inferno è uno stato, oggi si preferisce parlare di questo, vedremo poi, anticamente si pensava che stesse sottoterra, San Tommaso d'Aquino dice che è ragionevole pensarlo, a Fatima effettivamente, sapete, no? Quando i pastori hanno visto questa cosa, si è aperta la terra e hanno visto questo fuoco, ma questo non è importante, neanche noi possiamo capire bene come dopo che siamo morti si può parlare di fuoco, è chiaro che ci deve essere un qualcosa, d'accordo? Però noi non sappiamo come sarà la vita dopo. La cosa fondamentale è che capiamo più o meno quello che sarà e come sarà. Poi dove Dio provvede, questo vale sia per l'inferno che per il paradiso, che sarà molto più bello poi, insomma, perché anche il paradiso, insomma, non sappiamo come sarà, non sappiamo neanche l'inferno. Però dalle descrizioni che in base alla rivelazione possiamo rappresentarci, insomma, qualche cosa se si può immaginare, sia dell'inferno, più facile dell'inferno, perché il male ce lo vediamo davanti agli occhi. Invece il paradiso era talmente bello che è un po' più difficile immaginarsi le cose più belle, perché non ne abbiamo proprio, è talmente bello che non ne abbiamo qui una possibilità, mentre purtroppo, siccome esistono molti collaboratori del diavolo che sono uomini demoni, purtroppo qui ogni tanto qualche anticamera dell'inferno la riusciamo a vedere, quindi per questo che è un po' più rappresentabile, no? Ecco, quindi, però l'origine del male dipende dagli esseri personali e l'inferno è
come vedremo, uno stato di separazione eterna da Dio. La cosa fondamentale è l'eternità dell'inferno, quella che sconvolge anche qualcuno, d'accordo? E qualcuno ritiene sia l'esistenza dell'inferno sia l'eternità non compatibili con la misericordia di Dio. E allora hanno cominciato a dire o che l'inferno non esiste, quelli più grossolani, o che esiste ma non è eterno, perché insomma alla fine, come te rendi conto, che tutta l'eternità sotto i tormenti, voi dovete capire anche questa cosa qui, cioè il tempo di Quaresima, sapete, una volta i predicatori facevano delle belle prediche sull'inferno durante la Quaresima, non perché uno creda per paura, noi non crediamo per paura, noi crediamo per amore, d'accordo? Non è una bella fede quella che sta vicino al Signore perché c'ha paura di andare all'inferno, questa è una cosa, è qualcosa, però insomma è poca cosa. Noi crediamo per ben altre ragioni, però devi anche sapere che se muori in stato di peccato mortale senza esserti pentito, questo ti aspetta. L'inferno è eterno per un motivo molto semplice, d'accordo? Così facciamo un prerequisito, perché più poi non ritroviamo queste cose. Perché? Perché gli angeli, a differenza di noi, sono puri spiriti. Quindi che cosa succede? Quando un angelo, a differenza di noi, fa un'azione, una, dalla prima dipende irreversibilmente tutto quell'altro, tutto il resto che farà. Se è buona, l'angelo si conferma nel bene e non sarà capace di fare altro che il bene, esercitando la libertà solo nel bene, dopo la prima. Se è cattiva, come nel caso di Lucifero e degli amici suoi, dopo questo primo atto non è possibile come per noi tornare indietro, d'accordo? Sì, è come dire, la volontà si perpetua nel male, per cui il diavolo non si può convertire, d'accordo? Io una volta vidi tanti anni fa un esorcismo, girava, dove c'era un prete che lo sbeffeggiava un po', dice, guarda, oggi ti confesso, dai, sei vicino a te, pentiti tu, dice, ma che dici? Io gli rispondo, questo non è per me, questo è per voi, ha risposto questa cosa qui. D'accordo? Perché per il diavolo è un'umiliazione sentirsi di una cosa, perché loro non possono tornare indietro. Quindi che cosa succede? Che lo stato della loro separazione da Dio è irreversibile. Che succede a noi? Noi nella vita, l'ho detto, mi pare che ci abbiamo meditato durante l'ora santa, dell'altro ieri, o una delle prediche di questi giorni, che è un pensiero che mi fa, forse era durante una delle prediche, no? Della messa. L'uomo è proprio, è l'essere proprio in divenire, instabile per antonomasia. Questo vestito dalla mia postazione ne ho già viste di tutti, sia per quanto riguarda proprio la vita delle anime, no? Quindi che tu vedi una che sta tanto messa, per poi si ritrova in mezzo a uno, pensava che fosse santo, invece pare che tutto sto santo non è. Uno pensava che invece volesse poco bene, invece durante la prova ha reagito, dice, mamma tu guarda questo, no? Quindi per questo non dobbiamo giudicare nessuno. Ma noi siamo proprio la mutevolezza, capito? Di grandi peccatori che tu avresti pensato che mai sarebbero tornati indietro. E tornano indietro e come? Diventano agnellini e pecorelle, d'accordo? Così come purtroppo se a volte pure il contrario, insomma, cioè persone che stanno tanto messe bene e che ti fanno certi capitomboli. Questo è successo anche nella storia della Chiesa. Ora però che succede? Quando ci coglie sorella morte, d'accordo? Quello che ai diavoli succede nel primo atto della loro esistenza, a noi succede nell'ultimo. Cioè, come la nostra volontà si trova al momento della morte, così rimane irreversibile per tutta l'eternità. Che significa? Ecco perché, come vedremo, all'inferno ci va solo chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito, fino all'ultimo. Perché dopo la morte il pentimento non è possibile più. Come per i diavoli. Per cui non è che l'inferno è eterno perché Dio dice, ah, disgraziato, cioè non dobbiamo concepire l'inferno come te l'hai fatta talmente tanto grossa che guarda, come per noi uomini quando c'era la pena di morte, no? Ah, l'hai fatta talmente grossa, pena di morte, quindi questa è una punizione, non è così, d'accordo? Cioè tu starai eternamente dannato perché dopo la morte tutto quello che Dio poteva fare e ha fatto senza esserne tenuto per la sua misericordia, per salvarti, l'ha fatto fino all'ultimo respiro. Dopodiché è proprio la nostra struttura, non può più tornare indietro, capite? È una cosa che riguarda il nostro essere, capite? Cioè, perché Dio cambiasse questa cosa, dovrebbe fare una violenza a ciò che Lui stesso ha creato, che non è possibile, capite? Non si può, cioè io per esempio, non, sarebbe come se io adesso volessi, pretendessi di vivere sul pianeta Terra senza che il cuore batte. Se qualcuno mi ferma il cuore, io muoio. Non è che mi dice, ma no, io voglio stare sulla terra senza che il cuore batte. Dico, vabbè, ti devi inventare un altro essere umano, perché l'uomo come è fatto oggi non può stare sulla terra senza che il cuore batte, capite?
Quindi l'eternità dell'inferno non è Dio ti dice carogna, tu l'hai fatta talmente grande all'inferno e non ti tolgo più per tutta l'eternità, crepa. Non è così. È semplicemente è questo che ci deve far temere. Per questo che i cristiani vivevano sempre, come dice San Paolo, in timore, in tremore. Diceva, se hai fatto un peccato mortale, vatti a confessa subito, non aspettare 50 anni, perché che ne sai come ti coglie la morte, capite? A volte noi diciamo, perché noi siamo un po' con tutte queste storie da adesso, no? Cioè che ti fanno capire dove sta la vivezza della nostra fede. Dice, ah, quello gli è preso un peccato a lui, cioè 60 anni, si è morto giovane, però è andato a dormire, gli è piato un infarto, sta male che è rimasto, ma lui se ne è manco accorto. Ma siamo sicuri che quello era pronto a andasse a fare due chiacchiere? Come è morto? Perché, facciamo un esempio ipotetico, no? Se prima andando a dormire quello è andato con l'amante, d'accordo? E non ha avuto nessun pensiero di pentimento prima di andare a dormire, io non sono mica tanto sicuro che sia beato lui, mica tanto. Ecco, qui quello che entra in gioco della nostra fede è se noi crediamo che chi muore in stato di peccato mortale, come la Chiesa insegna, lo vedremo, all'inferno ci va. E non ci crogioliamo dietro il discorso falso, ma chi va a Dio è talmente buono che non ci manda nessuno. No. Perché non ci manda nessuno che non ci voglia andare. Quante volte io ho detto, dico, io lo dico ai fedeli, ma se vi leggete le catechesi, una volta ero molto più cattivo, non voglio le catechesi, avevo andata bene a Semonita, se andate a vedere le catechesi antiche su YouTube, tremate sulla sedia, loro se le sono sentite loro, ero cattivo, adesso è diventato un angioletto, capite? Quindi tante cose l'ho già dette, quindi chi le vuole andare a riciclare va a vedere le cose un po' più antiche e si sente Don Leonardo che tuona e fulmina, d'accordo, ok? Invettive contro i peccatori e cose del genere. Però la sostanza rimane, capite? Perché i santi dicevano che ogni tanto a qualche peccatore incallito fa bene che gli dai un cazzotto nello stomaco, siccome io ho gonfiato a destra, ma non basta, d'accordo? Ma adesso solo carezze, i cazzotti li ho già dati tutti quanti, che non sto scherzando un pochino, capito? Però che lo dice a cazzotti o che lo dice a carezze, purtroppo la realtà quella rimane, capito? Quindi che te lo dico dolcemente, che ti dico, guarda figlio mio, sta attento, che se non muori in grazia rischi brutto, se ti dico, peccatore, alla morte, se la morte ti coglie così, fuoco eterno e dannazione, d'accordo, sono due modi differenti, c'è Giovanni Battista e c'è lo stile di Nostro Signore, ma sia Giovanni Battista sia che Nostro Signore ti dicono che se non te stai in campana la dannazione è una possibilità reale, questo è. Ora, non so, queste cose bisogna tenerle presenti, d'accordo, fondamentali, capito, perché altrimenti uno si crogiola, d'accordo, perché, allora, io lo dico, ma avete mai visto andare a prendere qualcuno per la collottola di lì via la messa la domenica? Non lo posso fare questo, non solo che non lo posso fare, ma non lo devo fare. Io ti dico, sta attento che se tu trascuri la messa domenicale senza che ci siano delle motivazioni gravi, come insegna il catechismo, questo è peccato grave. Ma se che me ne importa, ma te pare, ma che ce fa? Se tu pensi che ce fa, tu hai pensato che ce fa, d'accordo? E te ne prendi la responsabilità, capito? Il mio compito è dirtelo, con le cattive o con le buone, d'accordo? Ma le scelte sono le tue e così fa Dio nei nostri confronti, capito? Perché ci indica la via della salvezza, ci affianca, ci sta vicino per portarci in paradiso, ma non ci prende per la collottola, perché tante volte l'ho detto e lo ripeto, cosa che ho imparato in qualche anno di ministero, se c'è una cosa che certamente Dio non farà mai, ma perché questo viola la tua dignità e questo Dio non lo farà mai, è violentare la tua libertà. Dio queste cose non le fa, capito? Così come per esempio, se secondo voi Gesù se si arrabbiava, ma una parolaccia, che dice, ma quando ci può, ci può. Questo tu a Gesù l'hanno torturato durante la passione, gli hanno fatto tutti i colori, gli è scappato lo sfrondone a Gesù? No, non gli è scappato, perché quella cosa è male, quindi se una cosa è male, Dio non la fa, puoi starla a provocare in tutti i modi possibili, puoi venire tutto l'inferno a tentarlo, non la fa. Violentare la libertà di una creatura è male, questo vale anche per noi, e Dio questo non lo fa. Capito? E l'inferno è l'attestazione del rispetto di Dio verso la nostra libertà, d'accordo?
e tu dici, ma ci fa rischiare, mo lo vedrete che l'inferno è stato da drizzarsi i capelli, ci fa rischiare questo? Lui non ti fa rischiare niente, Gesù Cristo è venuto sulla terra, cioè capite, ma dopo che l'uomo ha peccato, ma Gesù Cristo poteva pure rimanere là sopra, ma capite che cosa ha fatto, capito? Noi siamo stati una banda di pazzi e di incoscienti, è venuto, se l'è preso su di sé l'inferno, stiamo meditando su questo in Quaresima, vedi il trito pasquale, per non fartelo fare, ti ha avvertito in tutti i modi possibili, con le buone, con le cattive, con Don Leonardo che prima strillava e adesso deve fare carezze, con San Giovanni Battista e poi con Gesù, con 300 milioni di santi, cioè capito? Con tutte quante gli indizi, con tutte quante le prove, non ci credi, vattene su YouTube, vatti a vedere un po' di esorcismi, parla con gli esorcisti, fa quello che ti pare. Oggi abbiamo tante fonti per andare a farci un'idea. Se poi tu non eserciti bene la tua libertà come devi, capite? Ok? Quindi sti requisiti erano fondamentali. Adesso, dell'inferno. Si parla in alcuni testi biblici che rapidissimamente andremo a passare in rassegna in 5 minuti e il catechismo lo definisce alla luce di questo, attenzione, lo stato di definitiva, attenzione, autoesclusione dalla comunione con Dio, perché Dio all'inferno non ci vuole mandare nessuno e non ci manda in senso stretto nessuno, all'inferno ci andiamo noi, non ci manda Dio. Stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio sancito da cosa? È chiaro che nessuno dice, io voglio andare all'inferno. Nessuno è così cretino. Tutti quelli che tu vuoi andare all'inferno. C'è qualche matto adesso che dice cose di questo genere, ma sono una rarità, d'accordo? Quindi non serve la volontà di andarci, ma serve morire in stato di peccato mortale senza pentimento. Ecco perché noi dobbiamo conoscere quali sono i peccati mortali, non farli, e se li abbiamo fatti pure 50 anni fa, tema prettamente quaresimale, avere Papa Francesco la sana e santa vergogna di andarli a confessare, tanto non c'è niente da vergognarsi del prete, c'è molto da vergognarsi di averli commessi sotto gli occhi dell'Altissimo e avergli dato questo grande dispiacere. Tutto qui. Testi biblici, ho preso i segnalibri, quindi dovremmo fare relativamente presto, se qui la privacy mi fa, ogni tanto guardate sti attrezzi, allora ok, riprendiamo, allora vediamo un attimo sti testi, li avevo segnati tutti quanti. Marco 9, 43, 48. Allora, l'ha persi i segnalibri. Allora, Marco 9, 43, 48 è soltanto un esempio di quando, a proposito dello scandalo, Gesù parla del fuoco della Geenna, perché nel Nuovo Testamento, quando Gesù parla di fuoco della Geenna, parla dell'inferno. Andiamo a prendere i versetti. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con due mani andare nella Geenna, e specifica, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. Se l'occhio ti è occasione di scandalo, gettalo via. E sempre la Geenna, la Geenna, la Geenna. Dice nel versetto 48, guardate dietro, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Verme che non muore, tenetelo presente, perché dietro queste immagini, verme che non muore, fuoco che non si estingue, ci sono due delle pene eterne dell'inferno dietro queste immagini, ricordate, verme che non muore e fuoco che non si estingue. L'altro brano fondamentale sempre del Vangelo, vediamolo subito, è, penso che lo conoscete tutti quanti, quindi lo vediamo al volo, la parabola del ricco Ebulone, Luca 16, lo ricordate? C'era Lazzaro e c'era il ricco cattivo che viveva in mezzo ai bagordi, dopodiché muoiono l'uno e muoiono l'altro, no? Ve lo ricordate? Un povero di nome, c'era un uomo ricco che indossava vesti di porpora, 19, sul lato destro, e ogni giorno si dava al lato di banchetti. E poi c'era questo povero di nome Lazzaro, versetto 20, no? Tutto piagato, eccetera, eccetera. Muore l'uno e muore l'altro. Che succede? Che Lazzaro viene portato nel seno di Abramo
è questo ricco epulone senza nome, versetto 23, stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide Lazzaro. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa, vedete di nuovo, fiamma, il fuoco dell'inferno. Come diciamo al termine di una decina del rosario, no? Preservaci dal fuoco dell'inferno. Cosa dice qui Gesù di nuovo? Questo passo del Vangelo si afferma l'eternità dell'inferno, perché quando gli dice guarda e fai questa cosa, se può fare, versetto 26, tra noi e voi è fissato un grande abisso, coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né da lì possono giungere fino a noi. C'è una situazione di incomunicabilità tra stato di salvezza e stato di dannazione. E quando poi questo gli dice manda qualcuno a, specialmente Lazzaro che è già morto, ad avvisare qualcuno dei miei fratelli che l'inferno esiste e che non è una favola, gli dice c'è sta la Sacra Scrittura, c'è una Mosè profeta, dice ma no, che di Sacra Scrittura? Dice no, questi non ci credono alla Bibbia, ma sono tutte quante favole. Dice, ma se torna qualcuno dai morti, ed è interessante la risposta che dice Gesù, se non ascoltano Mosè e profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Ci sono state persone, se uno, se volete poi ve le dico le testimonianze, cioè che ci sono, Gesù ha fatto tante di grazie, dannati che ha fatto cantare dall'inferno. C'è una lettera bellissima, tra l'altro con l'approvazione dell'allora cardinale e vicario di Roma, il cardinal Traglia, una lettera di una ragazza dannata che per volontà di Dio torna dalla sua amica e gli racconta tutto quello che c'è all'inferno. Se ci credete, d'accordo, la trovate anche online. C'è un libro, io ce l'ho, il libro di Tenera Amata, che invece vi racconta com'è il paradiso. L'ho letto, e da quando l'ho letto l'ho messo che lo leggo, arrivo alla fine e poi ricomincio e poi arrivo alla fine, perché tra l'altro descrive il paradiso in termini moderni, cioè in modi compatibili anche con quello che noi sappiamo oggi sull'energia, sulla velocità della luce, sugli atomi. Stupendo, bellissimo. Ma queste cose qui io ci credo, perché? Perché ho già la fede divina e cattolica, perché io lo so che l'inferno esiste e so più o meno l'inferno come è fatto. Quando quella parla della gloria accidentale del paradiso, poi la vedremo a suo tempo, io lo so che la gloria accidentale del paradiso esiste e in che cosa genericamente consiste. La rivelazione privata ti fa proprio vedere, guarda che la gloria accidentale consiste in questo, 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 questo e questo, e tanta roba, d'accordo? Così chi ha visto l'inferno, Santa Faustina non fa altro, ci sta l'opuscolo in chiesa, o Santa Faustina, l'Apostolo della Misericordia, che specificare dettagliatamente quello che vedremo oggi sulle pene dell'inferno, non è più nemmeno. Nel dettaglio, quindi, ok? Quindi senza la fede, cioè, i miracoli e i segni non fanno venire la fede a chi non ce l'ha, se non ce la vuole avere, perché se una persona... Perché questo qui? Perché la fede è sommamente ragionevole, anche se non è razionale. Se una persona vuole conoscere la verità e c'ha il cuore aperto, inevitabilmente andrà alla fede. Ci sono, guardate che i casi dei grandi convertiti tra gli scienziati o le persone intelligenti, la fede non è proprio degli stupidi. Quando una persona è aperta nel cuore, capite che Gesù Cristo è la verità, quindi la verità ti scende nel cuore dolcemente, non è un'imposizione, e ci arrivi, capito? Quindi la fede non ti dà altro che darti quei tasselli, quei punti. Tu dici certo, non c'è la certezza, dici, ma mi sembra proprio verosimile. A quel punto, allora, se arriva un segno dall'alto, dici ci picchia, allora è proprio vero, ma ti, capite, corrobora in ciò che c'hai, cioè, capite? La gente non va a messa nonostante il miracolo di Lanciano, ma se uno va a Lanciano, cioè se Dio volesse fare il cattivo, se uno, cioè, dopo che ha fatto il miracolo di Lanciano, che hanno fatto gli studi attuali, dovrebbero andare inesorabilmente all'inferno tutti quelli che non vanno a messa la domenica. Perché dinanzi a una cosa del genere, cioè non ci può essere nessun dubbio circa quello che succede dinanzi all'altare. Scientifico, non è... avete visto? Un metro di distanza tra le chiese, dalle nostre parti, ce l'abbiamo già. Quindi non serve creare panico, no? Quindi, mo rido e non piange, magari, insomma, uno dovesse stare attento a queste cose, no? Ok. Questo è il secondo brano, quindi questi sono due dei Vangeli, poi tutti gli altri Vangeli dove Gesù parla di questa genna e chiaramente non occorre leggerli, no? Poi c'è la lettera di San Giuda,
non Giuda Iscariota, che pochi conoscono, Giuda versetti 7 e 13, dove parla dei castighi subiti a suo tempo da Sodoma e Gomorra. Non entriamo adesso sull'argomento di Sodoma e Gomorra, quindi Gomorra non quella della serie TV, ma Gomorra che era la sorella gemella di Sodoma, dove si facevano degli orribili peccati, d'accordo? E qui, versetto 7, dice: così Sodoma e Gomorra, le città vicine che alla stessa maniera si abbandoneranno di immoralità e seguirono vizi contro natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno, d'accordo? Tra poco, se approvano qualche legge, perché adesso che ci stanno tutte quante queste cose, ho sentito dire che ci stanno comunque in approvazione leggi di questo genere, se non si sa come si fa ad andare a leggere la lettera di San Giuda Apostolo, perché San Giuda dice queste parole, d'accordo? Parola di Dio, metteranno sotto processo i libri sacri, insomma, o il nostro Signore, insomma, non lo so, no? Sono onde selvagge del mare che schiumano la loro sporcizia, saltiamo tutto il commento che Giuda fa di queste realtà, astri erranti ai quali è riservata l'oscurità delle tenebre eterne. Quindi ci sono dei passi, questo è il Nuovo Testamento, che sono abbastanza forti, insomma, abbastanza espliciti anche su tante cose. Bene, vabbè, più o meno può bastare, andiamo avanti perché se no poi non facciamo in tempo con il seguito, no? Allora, qualche altro passaggio del catechismo. Allora, ci abbiamo anzitutto l'esistenza dell'inferno e la sua eternità, è verità di fede insegnata dalla Chiesa, viene citata nel catechismo una professione di fede antichissima di Papa Vigilio, 411 Denzinger. Se qualcuno dice o ritiene che il castigo dei demoni o degli uomini è temporaneo e che esso può e avrà fine dopo un certo tempo, cioè ci sarà un ristabilimento dei demoni degli uomini empi, cosiddetta apocatastasi, che già anticamente veniva professata questa dottrina, cioè sì, te tormenti per un ma dopo la risurrezione della carne facciamo pace, d'accordo, tutti in paradiso, sia anatema, cioè scomunicato, cioè chi crede questo qui è fuori della comunione con la Chiesa, e vuol dire credere favole, perché questa cosa non sarà. Vi ricordate la scritta di Dante? Non lasciate ogni speranza voi che entrate, è la rappresentazione poetica, drammatica ma purtroppo vera, della realtà strutturale dell'inferno. Chi entra non esce, cioè l'inferno, sapete, cioè noi d'altronde sulla terra vediamo queste cose. Voi pensate che se uno entra in una setta satanica e un giorno dice ah, basta, me ne vado a casa, pensate che possa farlo? Non lo può fare, ti ammazzano, io so di quello che parlo, d'accordo? Se tu entri nella mafia e un giorno dici ah va bene, arrivederci, pensi che puoi farlo? Non lo puoi fare. Quindi queste realtà ci danno una piccola idea, solo che mentre qui sulla terra veramente se uno vuole succedere dalla mafia esce, poi ti ammazzano madre, padre, figlio, nipote, cioè pure a te, però materialmente esci, da lì non esci proprio. Perché una volta che il demonio ti mette le mani addosso, sei morto. Non c'è più niente da fare. Poi, Concilio Lateranense IV. Tutti risorgeranno coi corpi di cui ora sono rivestiti. Questo poi ne parleremo, Bellissima cosa. Per ricevere, secondo le loro opere, siano state buone o malvagie, gli uni la pena eterna con il diavolo e gli altri la gloria eterna con Cristo, anche nel corpo. Immaginate tutti quanti gli idolatri, tutti quelli che adesso hanno l'idolatria del corpo e fanno pazzie. Dai. Ci sono delle rivelazioni private abbastanza furtarelle, no? Che poi quel corpo che hai tanto idolatrato, cui ci hai fatto carne da porco, insomma, perdonatemi il termine, nella vita terrena, vedrai poi durante l'eternità sbrindellato, mostruoso eternamente, insomma, poi lì non ci stanno, chirurgie plastiche, non ci stanno lifting, non ci stanno trucchi, non ci sta niente, non c'è possibilità. Quindi, beh, cioè, non tanto. Papa Benedetto XII, Costituzione Benedictus Deus, anche questa molto antica, noi inoltre definiamo, quando un papa dice una cosa di questo genere bisogna tremare sulla sedia, che secondo la generale disposizione di Dio le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attuale, subito dopo la loro morte, discendono all'inferno dove sono tormentati con supplizi infernali. Chiaro di così, d'accordo.
Poi, sempre il Catechismo, nel 1036, afferma la serietà della dottrina biblica e magisteriale sull'inferno e rivolge un appello pressante alla responsabilità della conversione. E ripeto, la fede non si poggia sulla paura, d'accordo? Però queste cose bisogna prenderle sul serio. Così come del diavolo non bisogna averci paura se uno vive in comunione con Gesù, in grazia, se prega, ma il diavolo non bisogna sottovalutarlo, o fare finta che non ci sta, perché se tu non stai in grazia di Dio e non preghi, tu fai tutto quello che vuole lui anche senza che tu te ne accorgi. Cioè, che ci sono persone che vivono in stato, come si diceva nella teologia classica, in stato di dannazione, cioè se morissero adesso se ne andrebbero sparate all'inferno, ma non passa manco per l'anticamera del cervello. E tra le cose che la Madonna Fatima disse dell'inferno, oltre che ci va un sacco di gente, che soprattutto per il peccato della carne, per i peccati impuri, ha detto anche che la maggioranza delle persone che stanno all'inferno era gente che non credeva, ovviamente, nemmeno che esistesse. Perché il diavolo non vuole né che si pensi, né che si parli di queste cose, né che si facciano questi incontri di catechismo degli adulti, né che si dicano queste cose. D'accordo? Perché, ripeto, non è una fede buona quella che si fonda sulla paura dell'inferno, però queste cose il catechismo dice: attenzione, pensaci, rifletti, medita e converti, perché se non ti converti per amore, cerca di pensarci a questa cosa qui, perché non si scherza, e non ti crogiolare sul tanto Dio è misericordioso e all'inferno non ci va nessuno, perché questa cosa non è né biblicamente fondata né mai stata insegnata da nessuno, né dalla Chiesa, né da santi, né da dottori, né da nessuno. Sono idee strane che ci siamo messi in testa noi oggi, con grande goduria del diavolo, perché se uno non ci pensa, lui c'ha il terreno libero per popolarlo l'inferno più che vuole, più che può, e quindi queste sono cose da non farsi. Attenzione, Giovanni Calvino, che era un protestante, parlava di una predestinazione all'inferno, una cosa che se fosse vera sarebbe una cosa allucinante, cioè che io c'ho un destino, d'accordo? Io c'ho un destino irreversibile, quindi la mia vita è scritta in maniera irreversibile. Attenzione a confrontarsi con questa cosa, guardate che non è così, perché non esiste destino secondo il modo con cui lo intendono gli uomini, cioè destino sarebbe una coazione, capite? Quindi una strada che tu ineluttabilmente percorrerai, cioè io vorrei diventare santo, ma tanto sono destinato alla dannazione, posso di tutti i rosari che voglio, posso andare tutte all'inferno, me ne vado. Questo dice, questo modo strambo di intendere. Questa dottrina è eretica, d'accordo? Perché Dio ci ha destinati in senso buono, ma destinati vuol dire incoraggiati, ci ha aperto la via, ci sollecita a camminarvi nella nostra libertà solo ad un fine, che è il bene, perché non ci avrebbe nemmeno creati nostro Signore se non volesse portarci al bene. Ma il fatto che ci ha creati vuol dire che vuole portarci al bene, e se andremo al male non c'è nessun destino, è quello che noi liberamente ci siamo scritti. Giuda non era predestinato affatto, perché Giuda è stato chiamato da Gesù a fare la boba, è andato a lui, a conoscere Gesù, a fare l'apostolo, è stato all'ultima cena, è stato pure ordinato vescovo, perché guardate che quelli sono stati ordinati, Giuda è stato ordinato vescovo, cioè l'ultimo atto che Gesù ha fatto prima del tradimento, anziché fargli una faccia così, è stato dargli il dono dell'episcopato fino alla fine, d'accordo? Negli scritti di Maria Valtorta, adesso questo catechismo degli Assisi, dice che la Madonna l'ha incontrato prima di andare a cavallo, ha detto: fermate, andiamo insieme sotto la croce che ti perdona. Non ha voluto, fino alla fine, capite? Quindi non è che c'era un destino, è un mistero, ma quell'uomo ha esercitato la libertà in questo modo balordo, e da quello che i testi del Nuovo Testamento, certo, la sicurezza matematica, certo, ci sono tante cose, insomma, da quello che Gesù dice sarebbe meglio per l'uomo che non fosse mai nato, e la fine che fa, insomma, se non ci fosse Giuda all'inferno veramente bisognerebbe pensare che non ci stesse nessuno, no? Comunque il giudizio ultimo spetta a Dio solo, pare. Però manco lui era predestinato, noi siamo tutti quanti per volontà di Dio candidati ad essere cittadini del cielo, e se non ci saremo è solo per colpa nostra, non c'è nessun destino. Perché Dio certamente, questa è un'altra verità cattolica, attenzione a tutti gli uomini,
anche non cattolici, anche musulmani, anche protestanti, anche agli induisti, agli zoroastristi, chi ti vuole, dà i mezzi per accedere alla salvezza. Perché l'opera che Gesù ha compiuto è un'opera universale. Noi nella Chiesa Cattolica abbiamo la grande grazia, di cui quasi nessuno si rende conto, di poter beneficiare con pienezza di tutti i mezzi salvifici. Ma quello che ha fatto Gesù, la messa che io celebro, non è solo per voi e per i cattolici. Io quando alzo l'ostia e il calice, sto presentando a Dio suo figlio, il suo sacrificio, versato per la totalità degli uomini. Voi sapete che la traduzione italiana dice per tutti, versato... In latino dice promultis, adesso pure un nuovo messaggio, siamo l'unica conferenza episcopale che ha lasciato per tutti anziché per molti. Perché? Allora, per tutti era nell'intenzione di Gesù, quindi non è che è sbagliato, perché Gesù nella sua intenzione è morto per tutti, ma il problema è che non tutti beneficeranno di quel sacrificio. Ecco perché disse testualmente per molti. Quindi dire per tutti si può... Però bisogna fare una piccola catechesi, non pensate che ha versato per tutti, quindi andiamo tutti. No, torniamo sempre allo stesso discorso. Ecco perché in greco è polois, in latino è promultis, d'accordo? In spagnolo è promucios, por muchos, e for many in English, d'accordo? In Italia purtroppo resterà per tutti perché cose lessicali, sono cose di questo genere. Però l'importante è avere chiaro questo concetto. Ok. Allora il protestantesimo ha cancellato l'umanità e la libertà di scelta. Il protestantesimo non crede. La dignità della libertà dell'uomo non esiste allora. Il protestantesimo non crede nel libero arbitrio. Cioè, l'opera principale di Lutero è il deservo arbitrio. Loro non credono nella libertà. E Calvino ha esasperato ulteriormente questa cosa. Allora, rapidamente. Le pene dell'inferno. Allora, la principale pena dell'inferno è la pena del danno, cosiddetta, cioè la perdita della visione beatifica, che quando scopriremo che cos'è la visione beatifica, cioè chi perde la visione beatifica è proprio un pazzo, d'accordo? Ma se fosse solo questo, comunque questa rimane a noi ci fanno più pressione le pene del senso, ma la pena del danno, noi adesso qui non ci rendiamo conto, perché voi non vedete adesso nostro Signore, non credo che vi stiate disperando. Avete visto adesso la situazione attuale, no? È uscita una bellissima lettera di un vescovo, dice, ci abbiamo paura delle malattie, o forse da vescovo è meglio avere paura della paura? Fermo restando che voi capite, no? Capite il senso di quello che sto dicendo. Va tutto bene, che le autorità prendano le cose, che ci sia un problema serio, lo sappiamo, nessun problema, d'accordo? Nessuno fa il pazzo, o fa l'incosciente, o fa... Però, santo cielo, noi credenti, cioè, per noi, la possibilità della morte, fermo restando che anche posso mettere a contagiare tutti quanti, capite quello che... è lo spauracchio assoluto? Per noi credenti? No, non lo è. Non lo è, se siamo credenti, d'accordo? Non è il problema assoluto, d'accordo? Il problema assoluto è morire malamente, non morire, d'accordo? Quindi noi non ci rendiamo conto di cosa voglia dire vedere Dio, altrimenti noi desidereremmo morire adesso. Cioè, i santi che hanno avuto fenomeni mistici grossi, tipo la visione intellettuale della Santissima Trinità, leggete, stavano piangendo tutto il giorno, sarebbero portati in manicomio adesso, supplicando Dio di morire il più presto possibile, non ci voglio stare più qui, perché hanno intravisto quello che c'era di là, e già non più nessuna voglia. Io non l'ho intravisto, ma ci credo, quindi detto fra me e voi, pure altri 50 anni quasi, il nostro Signore gli serve il mio ministero, ma io non c'avrei nessun problema se mi fosse detto tra me e voi, lasciamo perdere adesso... Stanotte il nostro Signore ti fa partire. L'unica cosa che me la sono confessato, vabbè, sono confessato abbastanza recentemente, spero di aver fatto abbastanza penitenza, spero di aver pagato i conti, speriamo di non farci troppo. L'unico problema, speriamo di non farci troppo purgatori. L'unico problema, d'accordo, per non rimandare di troppo poi la visione beatifica, no? E quindi la pena del danno è una grande pena, ma poi ci sono le pene del senso, i tormenti che affliggeranno in eterno i demoni e le anime dannate, qui dopo resurrezione faranno seguito anche i corpi. Uno, il fuoco. Il fuoco è un vero fuoco che, attenzione,
tormenta gli uomini anche nello stato, tra l'altro misterioso, di anima separata, cioè dopo la morte corporale. Ok? Vero fuoco che fa repatire i corpi, ma che fa patire anche le anime, i demoni, ed è un patimento atroce, perché non è paragonabile al fuoco. Cioè, immaginate di essere bruciati vivi, senza, e però, come dire, esatto, consumarsi, ecco. Poi, il freddo è l'opposto del fuoco, gelo violentissimo dell'inferno che si alterna con la fiamma ardentissima che brucia senza consumare. Gesù dice, pianto e stridore di denti, cioè batte i denti chi sta morendo di freddo, ok? Poi, attenzione che abbiamo sentito parlare del verme che non muore. Cos'è il verme? Il verme è il rimorso di coscienza perpetuo, questa è una cosa bruttissima, che affligge i demoni dannati per aver perso Dio, unita alla coscienza che tale perdita eterna, cioè un'anima dannata, quando noi sarà morta, vedrà che per tutta la vita Dio gli è stato dietro passo passo, secondo per secondo, per risparmiargli quello che vive, e che è stata solo colpa sua andare lì, che quella perdita è irreversibile e che sarà, immaginate, capite? C'è una canzone dei Sami, che ho sentito ai ragazzini, di questo gruppo, si chiama Le opportunità che ho perso, che praticamente quella canta un'anima dannata, è bellissima, le opportunità che ho perso, no? Quindi ripensa tutta quanta la vita terrena, dice adesso è tardi, cioè se può fare più niente, ma sì, attenzione, adesso noi non siamo consapevoli di tutte queste, voi immaginate quando davanti alla verità, che è il giudizio particolare che abbiamo visto, tu ti rivedi la vita e vedi che è stata solo colpa tua, e vedi tutte le volte che Dio quasi in ginocchio ti ha elemosinato, fermati, ripensaci, confessati, torna indietro, pentiti, no, 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 è terribile questa cosa, forse bisogna provare questo, terribile, il pianto e lo stridore di denti, la disperazione continua, il pianto, no, che affligge i dannati, la disperazione. Ecco perché noi qui non dobbiamo essere mai disperati, perché la disperazione è proprio un atteggiamento proprio del dannato, unitamente al terrore di essere eternamente destinati a tale stato. Perché capite la consapevolezza dell'irreversibilità di quella cosa? Noi quando stiamo male, chi sta a fare una bella quaresima, cioè sta quaresima ha fatto un sacco di fioretti, va. Ogni giorno che passa oggi, vai, meno uno, arriva a Pasqua e vai, finiti i fioretti, comincia il tempo di Pasqua, quindi la coscienza della fine di un dolore ci aiuta, d'accordo? Pure se te via, cioè, capito? Te via una brutta malattia, comincia a pensare, poi guarisco, al limite moro, d'accordo? Ma sicuramente una fine ci starà, d'accordo? Può passare pure 100 anni, d'accordo? Ma una fine ci starà. Pensate anche a un poverino che nasce con un'infermità e è stato portato per tutta la vita, poveraccio, ma quello morirà. Quindi certamente è una vita provata, ma c'è una speranza, cioè, se sono morto, sono morto. Ma lì non c'è sta cosa, è terribile. Ecco perché queste cose bisogna farle in quaresima. E guardate che i maestri spiriti dicevano, fateci qualche meditazione, queste cose che avete trovato, mettetele davanti al Santissimo e ripensale. E prova a pensare, ma se mi capitasse a me una cosa del genere? Perché io non posso mica essere tanto sicuro che non mi capita, eh? Ecco, quindi. Le tenebre. Il buio fitto che però non impedisce di vedere, ma solo quelle cose brutte e terrificanti capaci di affliggere il cuore. E la cosa più brutta è la vista dei demoni e degli altri dannati. Guardate che i demoni sono mostri, ma proprio brutti. Dante Alighieri, quando vede Lucifero, dice in versi che non me li ricordo, forse Alessandro se li ricordo, dice «Sì tanto brutto che se eri bello, tanto quanto eri brutto, eri proprio bello. E poi le pene dei sensi. Ah, qui pure c'è una letteratura. Cioè ogni peccato, e questo l'ha visto, l'ha espresso di nuovo in forma allegorica, ma qualcuno dice ispirata, è molto verosimile, anche se chiaramente poi è romanzato, sono romanzati i personaggi dell'inferno, no? Perché poi Dante all'inferno ci mette quelli che ci vuole mettere lui, insomma. D'accordo? Quelli che stavano antipatici, questo è l'ars poetica, ma la struttura, quindi il contrappasso, le pene proporzionate al numero e alla specie dei peccati, questa è una verità di fede, d'accordo? Lo dice Gesù nel Vangelo del ricco e pulone, tu ricevi
in cambio dei beni che riuscì sulla terra, i mali. Lui era tormentato e adesso è consolato. Quindi il concetto del cosiddetto contrappasso è un concetto biblicamente fondato, d'accordo? Non è fantasia, è così. Vedremo che la giustizia di Dio, che arriva pure all'inferno, sapete che cosa fa? Impedisce ai diavoli di tormentarti più di quanto ti sei meritato, perché se dipendesse da loro non ci sarebbe fondo alla loro cattiveria. Ma il tormento eterno Dio non permetterà che sia maggiore della gravità, del numero e della specie dei peccati che hai fatto. Quindi anche all'inferno c'è una gerarchia, come in paradiso sta una gerarchia, c'è una gradazione: più peccati fai e peggio stai, meno ne fai, certo non stai bene, ma meno peggio stai. Così in paradiso, lo vedremo, più opere buone hai fatto, cioè abbiamo tempo adesso per farle, più gloria ci avrai. Vuol dire che la gloria accidentale e anche il grado di conoscenza e di godimento dell'amore di Dio sarà superiore. Questo dobbiamo saperlo, questo qui, eh? E questo è diretta conseguenza della giustizia di Dio, perché tanto hai fatto e tanto avrai nel bene e nel male, d'accordo? Perché la giustizia di Dio esiste a fianco alla misericordia, sia in un modo sia in un altro. Allora, no, abbiamo zoppato una slide. La durata: tutte le pene, sia del danno che del senso, sono eterne, e appunto l'intensità non è uguale per tutti. Sul luogo ne abbiamo già parlato, e questo l'abbiamo già visto. Ora chiudiamo che la messa in come. Ci abbiamo 5 minuti, sì, ce l'abbiamo fatta. Numero 1, l'inferno esiste, alcuni punti santi. Scrittura e insegnamento del Magistero della Chiesa sono inequivocabili, sia per quantità che per qualità. Sono tanti e chiari gli insegnamenti al riguardo. Secondo, l'inferno eterno, e questo bisogna mettersi bene in testa, e anche su questo vale la duplice testimonianza della Scrittura e del Magistero. Terzo, questo l'abbiamo visto, è l'attestazione suprema della verità sulla libertà della persona umana. Non si può costringere nessuno, nemmeno a ricevere il bene e l'amore. Anche a livello giuridico, io ricordo benissimo, quando studiavo diritto privato, la domanda che facevano spesso agli esami, dice: qual è la condizione di validità della donazione? L'accettazione. Voi sapete che se uno mi fa un dono, mi dona un appartamento, se io non l'accetto, la donazione è completamente nulla e inefficace. Non lo sapeva? Nulla, eh? Se accetto, ma perché voi sapete, non lo succederà, eh? Secondo me un giorno il Papa mi nomina vescovo, secondo voi, io divento vescovo automaticamente? No, se accetto. Perché è una grossa responsabilità, ma anche un grande... Il Papa, quando viene eletto, pensate che diventa Papa automaticamente? Il Papa viene eletto, dopodiché c'è un margine di tempo, non so quanto, per dire accetto o non accetto. Non si fa niente contro la nostra libertà, d'accordo? Poi, l'inferno è un luogo di tormenti, purtroppo. Non è semplicemente la privazione della visione beatifica, che già sarebbe un grandissimo danno, ma c'è anche altro, e non abbiamo nessun motivo per dubitare o per pensare che questo altro non ci sia. Poi, quei tormenti sono eterni, e abbiamo visto che Dio non vuole che nessuno vada all'inferno, ma purtroppo non è né vuoto, perché la Bibbia non ci dice, né è lecito sperare che lo sia. La giustizia misericordiosa di Dio verso i dannati, come vi ho accennato, è che Dio non permette che si ecceda nei tormenti più del giusto, perché il furore dei demoni ha un limite invalicabile, che è quanto il peccatore ha meritato di essere tormentato. E loro malgrado, capite che i demoni sono esecutori della giustizia di Dio, perché anche nel loro maledetto regno non fanno tutto il male che possono, perché anche la loro cattiveria è soggetta all'impero, entro certi limiti evidentemente, della divina volontà. Ok? Non ci abbiamo purtroppo tempo di fare tante domande, però era meglio che fare questo incontro in Quaresima, così poi quando arriverà Pasqua già cominciamo a vedere un po' purgatorio, insomma, che non è proprio una sala d'aspetto, però insomma rispetto all'inferno un po' meglio. Bene, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen.